Grazie, io vi ringrazio veramente di avermi invitata a questa manifestazione. Parto dalla fine, l'impatto diciamo emotivo è stato al di sopra di ciò che pensavo. Effettivamente stando nelle vostre posizioni mi rendo conto di quello che noi non riusciamo a vedere con degli occhi molto miopi, devo ammetterlo questo. Come istituzione, come ha già detto anche il Presidente, sarà nostra premura prenderci carico di ciò che voi avete scritto su quelle posizioni, perché condividiamo pienamente e, come è stato già detto anche prima da Massimo, sono punti che non sono a favore della disabilità, ma sono a favore di una società civile. Quindi non c'è uno schieramento o una presa di posizione, ma servono per la comunità. Questo penso che deve essere il punto essenziale per partire da un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Quello che io parlo poi fondamentalmente per quello che sono le mie deleghe che ricopro, è evidente che il lavoro che noi dobbiamo fare deve tenere conto di ciò che voi avete scritto su questi punti. Il personale ha già una formazione, ma sarà nostra premura interfacciarci e capire se c'è la necessità di intervenire, sarà nostra premura cercare con i fondi che abbiamo a disposizione di affinare tutta una serie di lavori pubblici che permettano appunto un vivere civile e per tutti quanti noi. Ovviamente abbiamo già attivato anche la Commissione Politiche Sociali, che quando riprenderà i lavori a gennaio vi inviterà per un confronto sui PEBA, sui PUA. Quindi sicuramente questa giornata di oggi è un punto d'inizio per una collaborazione che ci auspichiamo tutti sia proficua. Grazie. Io sono Daniele Lauri, abito qua da 25 anni, ho visto questo quartiere trasformarsi. Ho avuto il piacere, la fortuna, l'onore che Carmelo Comiti volesse scegliere questo luogo come sua residenza romana, e vive qua anche lui, insieme condividendo quella che è una disabilità motoria importante, e spendiamo anche il nostro tempo per cercare di migliorare la situazione non solo di questo territorio, ma come attivisti, insomma, la situazione in genere dell'inclusione delle persone con disabilità. E la proposta l'avete forse letta nel nostro volantino, è quello di proporre ai presidenti di tutti i municipi una passeggiata in una via che non vuole assolutamente essere la via più importante del quartiere dove la facciamo, ma semplicemente emblematica di un territorio, un esempio. Poi tutti noi abbiamo l'intelligenza per capire quanto le situazioni che incontreremo, vantaggiose o svantaggiose che siano, perché non vogliamo solo evidenziare le difficoltà, ma anche invece quello che è già realmente esistente e si potrebbe potenziare. Potrete pensare come questo si possa ripercuotere anche in altre zone di questo quartiere, che in realtà è una città grandissima, cioè stiamo parlando oltre che del Pigneto, di Centocelle, di Torre Maura, di Cor Sapienza, di Gordiani, e che più ne ha più ne metta. Avremmo potuto scegliere via dei Castani a Centocelle ad esempio, che è anche interessante. Abbiamo scelto invece via del Pigneto, uno perché ci abitiamo, e questa via passa davanti a dei servizi che sono essenziali, che sono anche quelli che sono l'inclusione e rendono vivi i territori. Qua di fronte c'è la scuola Manzi e vedrete come davanti ai vari servizi che incontreremo, appunto la scuola Manzi, davanti c'è il consultorio, c'è un asilo nido, poi un'altra scuola, la Toti, che qua chiamano la Totti, qua il Pigneto dei ragazzini, poi abbiamo scelto la biblioteca, che è un altro punto di resilienza nei confronti di una società che sta cambiando e di un quartiere che si sta gentrificando. E secondo noi cominciare adesso finalmente ad attuare quelli che sono anche una complessità di progettazione dell'accessibilità universale serve anche a resistere, non è soltanto un fatto etico e morale nei confronti di persone più fragili, ma serve anche a dare una frequentazione del territorio che sia universale e fruibile, quindi non soltanto di quello che purtroppo Roma sta diventando, Roma e tante altre città, cioè una città a misura di un maschio adulto e normodotato.
qua a fianco c'è appunto il portavoce del Disability Network, che lo voglio ricordare, è una associazione informale di tante individualità e di tante associazioni. E io adesso chiedo a Carmelo anche di ringraziare tutti quelli che stanno qua partecipando, perché ci sono dei compagni di viaggio con cui abbiamo fatto tante cose, uno per tutti, ad esempio è la Luca Coscioni che si è presentata qui, che ci saluta Mina Welby, che è una vecchiarella ormai che non è potuta venire, ed è un'altra disabilità importante delle persone anziane che vivono nei territori. Questa passeggiata che facciamo non vale soltanto per le persone con disabilità motoria o sensoriale, ma vale per tante categorie di persone che stanno purtroppo per la difficoltà di spostamento privato anche dell'esercizio di essere cittadini a pieno titolo e quindi di contribuire alla vita politica e sociale del quartiere. Carmelo, ti tengo il microfono e ti il tuo numero civico in presenza. Allora, il mio numero civico è 18, non vi dirò però la strada, quindi fatevele tutte e trovate dove è scritto il mio nome. No, appunto, ringrazio intanto la grande partecipazione di oggi e appunto, cioè, speriamo con questa iniziativa, grazie anche al presidente del quinto municipio, il Mauro Galliste, che appunto ha voluto partecipare sul nostro invito a questa iniziativa e che appunto con lui e gli altri amministratori percorreremo via del Pigneto fino ad arrivare in biblioteca per poi trarre le nostre conclusioni e quelle che sono appunto quella che sarà l'accettazione delle proposte che troverete che trovate nel nostro volantino. Così come diceva Daniele, sarebbe il caso di ringraziare ognuno di voi, ma intanto col sole in faccia non distingo esattamente i volti di nessuno. Ad ogni modo vi ringraziamo sicuramente per questa vicinanza e poi la cosa che ci preme maggiormente è quella di riuscire a replicare in tutti i municipi, ma con dei risultati che vorremmo vedere a partire da subito, dai prossimi mesi, per cercare appunto di ottenere davvero un'accessibilità, uno per le persone come me, come Daniele, con delle limitazioni fisiche, ma anche con chi, con appunto gli amici dell'Unione Ciechi che sono qui con noi oggi, delle limitazioni sensoriali, perché come vedremo nel corso del percorso anche determinati accorgimenti che sono state prese per sulla base delle normative per le persone non vedenti non sono stati attuati così come dovrebbero essere correttamente, oltre a tutti quegli ostacoli che magari sono dovuti che ne so, a delle piante che non vengono potate che fuoriescono dal marciapiede, ma tutto questo lo vedremo contestualmente. Io chiamerei qui il presidente Galliste, se appunto Galliste, se vuol dire qualcosa. Ringrazio Daniele per farvi sempre anche aiutante. Salutiamo anche il vicepresidente del municipio, Mauro Lucia, Boschia, l'accetto mi scappa, e anche i consiglieri presenti che vorrei presentarci meglio te, Mauro, grazie. Sì, grazie a voi, è presente anche il presidente della Commissione Servizi Sociali, Emanuele Orlandi, e grazie per l'invito con Carmelo, ormai ci conosciamo da diverso tempo, anche nella stesura del programma che abbiamo presentato ai cittadini per la campagna elettorale, abbiamo preso spunto da sue osservazioni, da suoi consigli e da sue idee. Quindi quello che sicuramente faremo è, ve lo anticipo subito, per quanto riguarda i lavori pubblici, i lavori che verranno eseguiti, prevederemo sicuramente, secondo perché è previsto dalle normative, di attenerci per quanto riguarda alle normative sulla disabilità e anche per i ciechi erano previsti lodges per i vari attraversamenti. Purtroppo in molte situazioni questi lavori che erano stati fatti si sono rovinati, quindi quello che dovremmo fare pure è ripristinare in molte strade, in molti marciapiedi ciò che è stato distrutto per vari motivi, per tempo oppure anche per l'inciviltà delle persone.
quindi quello che vi assicuro è che i pochi o tanti lavori che faremo, questo dipenderà dal bilancio che avremo a disposizione, verranno fatti secondo le varie normative. Chiaramente un'altra cosa che faremo sarà pure quella di ripristinare la consulta della disabilità, coinvolgendo nel municipio, come sempre è stato in passato, non nel recente passato, e fare, se ne occuperà direttamente il consigliere Orlandi, quello di convocare tutte le varie associazioni per vedere insieme quello che dobbiamo fare. Come da gennaio partiremo con il nuovo piano sociale di zona, dove verranno previste tutti i servizi sociali, le iniziative, i provvedimenti che faremo con i servizi sociali, anche lì lo faremo consultando le associazioni, in questo caso della disabilità, perché è giusto coinvolgere coloro che vivono quotidianamente i vari problemi. Quindi grazie per l'invito e eccoci qua, noi ci siamo. Allora, adesso solo qualcosa di tecnico e la nostra passeggiata, che speriamo di... Sì. Ci sta arrivando, ci correggiamo uno con l'altro, giustamente. E che stavo dicendo cose tecniche, ovvero arriveremo alla biblioteca Goffredo Mameli, e che ringrazieremo anche quando siamo là, la direttrice, perché stanno aprendo in un orario non consueto per loro, lo stanno facendo in modo volontario. Là ci sarà una postazione di Radio 32, 32 è l'articolo della Costituzione che sancisce il diritto alla salute, e avremo modo, se vi andrà, di rilasciare qualche impressione del tragitto fatto per tutti noi, insomma, quindi te Presidente, voi rappresentanti che governate il territorio, ma anche voi che avete partecipato alla giornata, in modo anche da lasciare una testimonianza di quello che abbiamo visto e che vogliamo fare. E noi, cioè, una strada che ci è stata indicata molte volte, sono tanti anni che ci sta le normative che regolano con l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali. E molti, quando abbiamo fatto questa iniziativa, Presidente, dovevo dire, molte persone con disabilità hanno detto basta sensibilizzare, le cose già si devono fare e tutto quanto, ci danno anche le vie giudiziarie. Noi vogliamo invece interloquire con chi si è candidato e rappresenta il territorio, perché veramente da una collaborazione tra associazioni, cittadini e persone possiamo costruire un quartiere più inclusivo a vantaggio di tutti, ripeto. E dunque, cose tecniche, qua il nostro supporter ITOP, che ringraziamo perché sono ormai tanti anni che ci appoggiano le nostre iniziative in una maniera che va oltre qualsiasi desiderio di farci vedere, ma è proprio di condividere dei percorsi che intraprendiamo, hanno portato le carrozzine elettriche. Allora, un'abilità che hanno le persone con disabilità è quelle che noi riusciamo a guidare bene anche questi aggeggi che sono abbastanza complicati. C'era il nostro amico Daniele Renda che diceva, quando inizia la gara, non è una gara, qua nessuno deve vincere niente, quindi ci sarà chi vuole può sedersi là sopra e provarlo, se ha qualche difficoltà si ferma, ci sono delle persone che vi possono aiutare, vi potete alzare in piedi in qualsiasi momento e cambiare percorso. Poi ci saranno invece due stop, perché con noi sono appunto gli amici dell'Unione Cieca Italiana, ciechi e ipovedenti, che abbiamo pensato a due momenti di sosta per evidenziare quelli che sono i percorsi sensoriali e come potrebbero esserlo. E io non lo so, ad esempio, se qualcuno dell'Unione vuole anche farsi dare il braccio da qualcuno che non è il solito accompagnatore, perché anche questo è interessante come tragitto. Abbiamo pensato all'inizio di vendare qualcuno di noi per provare il percorso, ma gli stessi rappresentanti dell'Unione ci hanno detto che è un'esperienza un po' troppo forte camminare per la prima volta così di impatto bendati per le vie di questa città. Quindi adesso non è che siamo dei grandissimi organizzatori, quindi azzecchiatevi come vi pare, qualcuno provi la sedia, qualcun altro si accosta a una persona ipovedente o cieca e camminiamoci per questa passeggiata con questa giornata magnifica. Maura Lostia, vicepresidente del quinto municipio e assessore ai lavori pubblici, ha partecipato oggi con noi all'attività del Disability Pride. Siediti nei nostri panni, un modo per sensibilizzare e informare la popolazione e le istituzioni anche di questo municipio sulle difficoltà di chi ha disabilità all'interno di questo municipio. Qual è il contributo che possono dare oggi le istituzioni?
Le istituzioni hanno, non è un contributo ma un dovere, a mio avviso, un dovere di creare le condizioni affinché a livello civico si possa girare per i nostri territori e per i nostri quartieri in maniera agevole, senza incorrere o incappare nelle situazioni che abbiamo visto anche oggi. L'ho detto prima, lo ripeto, sappiamo quali sono le difficoltà di una persona con magari che ha problemi motori, ma anche una mamma stessa con un passeggino in alcune strade non riesce a passare. Ce ne rendiamo conto, ma vestire i panni di chi si trova tutti i giorni ad avere di fronte queste condizioni ci fa capire che c'è necessità di dare un segnale. Il segnale lo daremo come municipio innanzitutto riattivando le consulte, rivedendo il piano sociale, ma anche allo stesso tempo svolgere, per quello che è la mia materia, lavori pubblici che abbiano un senso e che possano essere al servizio di tutta la cittadinanza. Siamo con Alice Buzzone, consigliere dell'Ordine degli Architetti e poi per di più in particolare responsabile dell'Osservatorio sull'accessibilità. Qual è il contributo che può dare l'Ordine e che possono dare gli architetti all'accessibilità della nostra città? Allora, grazie. Intanto bellissima iniziativa, veramente partecipata e soprattutto ha coinvolto, no? Siamo arrivati qui alla biblioteca numerosi. L'Ordine, noi ci siamo insediati a ottobre, quindi io sono delegata all'Osservatorio Accessibilità da qualche mese, ma siamo già partiti col piede giusto, in quanto già dalla seduta di insediamento ho voluto preparare una campagna di comunicazione che è partita il 3 dicembre, cioè quindi come ben saprete la giornata internazionale delle persone con disabilità, e quindi una campagna di comunicazione permanente per far sì che si parli in modo costante ai nostri iscritti, che sono 19.000, attraverso i nostri canali social. Quindi questo è il primo obiettivo. Il primo obiettivo è la comunicazione sicuramente, sia dal punto di vista quindi delle tematiche, sia dal punto di vista della nostra pratica, che non riguarda soltanto l'abbattimento di barriere, ma anche la possibile mancanza di creazione di nuove barriere. L'obiettivo quindi è quello innanzitutto, dato che noi siamo l'ordine più grande d'Europa e quindi abbiamo 19.000 iscritti, cercare di veicolare un vero e proprio cambiamento culturale nella progettazione ordinaria. Quindi non vogliamo che si settorializzi l'accessibilità solo alle opere pubbliche, piuttosto che a dei concorsi in cui diventa la nicchia di cui occuparsi. Noi vogliamo che questi temi siano trasversali. Per fare ciò dobbiamo comunicare molto, comunicare in modo diverso al passato, creare un ingaggio anche positivo legato per esempio a nuovi linguaggi progettuali, quindi far capire io ho avuto modo di collaborare col professor Vescovo prima che ci lasciasse, e attraverso lui io proprio ho avuto un aggancio progettuale per me inaspettato. Quindi io stessa ho vissuto qualcosa che vorrei far riprovare ai colleghi e che vorrei che magari potesse anche in qualche modo contribuire veramente a una pratica ordinaria e anche a innovare le normative esistenti verso un linguaggio di architettura contemporanea. Grazie. Una domanda sulla formazione. Tu parlavi di 19.000 associati all'Ordine. Sì. Come passa però questo messaggio in forma sistematizzata? Cioè come questi architetti poi possono vivere un processo di formazione che gli permetta di redigere, di pianificare, di progettare i loro lavori alla luce delle esigenze di una popolazione complessa, variegata, eterogenea, ognuno con i suoi problemi. Certo, allora ovviamente noi l'osservatorio l'abbiamo fatto proprio, siamo i primi ad aver creato un osservatorio accessibilità nel 2015, quindi questo è il primo step. Eroghiamo i nostri servizi agli iscritti, fra cui uno sportello che può fornire delle consulenze ad hoc da esperti, fra l'altro, che fanno parte del nostro osservatorio, e facciamo dei corsi di formazione sul tema, quindi facciamo molta formazione su questo tema. Ovviamente, come vi dicevo prima, possibilmente da ancora innovare e dare lustro a un'attività che già l'Ordine porta avanti, e sicuramente parlare anche nel nostro programma politico, e quindi che adesso spero attueremo, c'è anche quello del dialogo con le università. Quindi già i nostri, che saranno potenziali iscritti, hanno bisogno di avere sicuramente, per portarci poi a quell'ordinarietà che vogliamo, devono essere in grado di avere un percorso universitario
che possa anche lì all'interno degli esami di progettazione, non più diventino un corso opzionale, possa fornire già, come già accade con la sostenibilità ambientale, che prima erano dei corsi opzionali, mentre invece viene sempre più innervato queste tematiche nella progettazione. Quindi sicuramente lo step principe è quello della formazione universitaria, in cui noi ci formiamo, dopodiché l'ordine già eroga dei corsi di formazione. Quello di cui io mi occuperò con questa delega all'Osservatorio Accessibilità sarà quello di potenziare la comunicazione, innovarla, renderla più di aggancio per i nostri iscritti, quindi spaventarli meno con una sommatoria di norme, spaventarli meno rispetto a dei potenziali errori che loro si sentono di fare, perché mi immedesimo in quello che sono le difficoltà di progettazione che noi incontriamo, e purtroppo ne incontriamo tantissime. Ormai abbiamo dei fardelli burocratici, purtroppo noi ormai ci occupiamo più di burocrazia che di progetto, quindi ovviamente l'Osservatorio sta anche e lavorerà su questi temi principali. Benissimo, grazie Alice Buzzone, speriamo di rivederti presto nelle prossime iniziative. Grazie a voi. E buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, perché ormai si è fatta una certa, come si dice. E sono Daniel Bazzucchi, rappresento Federtech, ma qui in realtà sono venuto per fare una passeggiata con degli amici. E mi sembrava giusto esserci, anche bello esserci, no? Come dire, una passeggiata insieme tranquilla, e anche l'occasione per poter trasmettere dei messaggi importanti che mi interessava, insieme anche alle altre persone trasmettere. Abbiamo fatto una bella passeggiata e ho vissuto personalmente anche un'esperienza interessante con questa persona che ho conosciuto, Ada Nardin, che è stata anche molto simpatica, molto gentile. E, ho fatto questo percorso da non vedente, tentando di utilizzare questi bastoni per non vedenti, che devo dire personalmente la prima volta che tento di utilizzarlo è difficile, quindi anche lì il tentare di capire come utilizzarlo, mi spiegavano, certamente mi aiutavano, non era una cosa facile, però anche questo serve ed è d'aiuto a capire come di per sé, chiaramente loro sono già abituati a utilizzarlo in maniera abbastanza, no? Sembra tutto facile non è niente, avranno anche avuto loro le difficoltà all'inizio, no? Da imparare, come quello ce l'ho avuto io oggi, molte, a tentare di capire come si faceva, no? E questo fa capire come qualcosa che per magari altre persone è del tutto naturale percorrere quei 100 metri, per altre persone è molto più difficile, e forse l'obiettivo sarebbe quello di rendergli la vita più facile, insomma questo sarebbe il messaggio.